sono tre aspetti che portano qui alla presentazione dell'elenco di Perugia e provincia, soprattutto un'azienda che continua a crescere nonostante il periodo storico-economico che vive il paese e si espande verso una piattaforma interattiva, e poi si sceglie come copertina di Perugia un esempio della cultura, quindi l'arco etrusco, in una città che sta correndo proprio per essere riconosciuta una capitale della cultura europea. Sì, ovviamente come ogni azienda che voglia guardare al futuro con interesse e quindi con voglia di crescere, siamo attenti ovviamente sia agli aspetti più avveniristici, quindi più innovativi, che permettono di far mercato alle aziende, alle imprese, ai negozi comunque presenti nel territorio nazionale, in questo caso a Perugia, sia ovviamente a quelle che sono le nostre tradizioni uniche, irripetibili, qual è diciamo un manufatto così ripetibile come l'arco etrusco di Perugia, che tra l'altro esso stesso è storia antica ma anche recente, perché è un esempio di successo nell'essere poi recuperato tramite capitali privati di un imprenditore umbro, Brunello Cucinelli in realtà, e quindi questo fa chiudere un pochino il cerchio tra la nostra capacità di stare sul mercato, di fornire servizi innovativi per i nostri clienti che sono e vogliono crescere sul mercato, e la storia che viene ad essere recuperata dalla stessa, diciamo, economia che oggi è sì sicuramente in affanno ma che presenta ancora dei campioni sicuri, certi e validi anche per l'internazionalizzazione dei nostri prodotti. Di cosa si tratta? Sì, Happy è una piattaforma interattiva, quali sono i servizi rispetto anche al vostro utente? Beh, diciamo che Happy anche in questo caso è perfettamente, diciamo, il corollario che chiude il percorso comunicativo. Noi siamo nati con gli elenchi telefonici cartacei, che ancora risultano essere uno dei nostri prodotti di punta, e sono degli strumenti cartacei che hanno nella stabilità della comunicazione la loro forza. Il Happy invece viaggia e naviga su internet, ma soprattutto sui social network, sul mobile in realtà, e consente ai nostri clienti di poter effettuare delle offerte istantanee, cioè in realtà decidere per la prossima mezz'ora di quali prodotti mettere in offerta e diffondere queste offerte tramite delle piattaforme, delle multipiattaforme, appunto, che sono Facebook piuttosto che il suo sito, piuttosto che l'applicazione stessa mobile di Happy. Quindi diciamo che è un qualcosa che consente ai negozianti di poter lanciare delle offerte veramente su periodi di tempo molto ristretti, su progetti appunto di comunicazione che sono immediati. Per l'elenco di pagine sì di Perugia e provincia si è scelto un simbolo della città, è un simbolo sia della storia ma anche poi della forza del territorio con la recente ristrutturazione, e si è scelto un simbolo anche oggi ancor più vista la corsa della città come capitale europea del 2019. Beh, l'arco etrusco rappresenta le radici antiche della nostra civitas, al contempo anche uno sguardo rivolto al futuro, perché è un splendido e brillante esempio di collaborazione pubblico-privato. L'amministrazione pubblica ha avuto, grazie al mecenatismo di importanti aziende, la possibilità di ristrutturarlo, testimoniando come una dialettica aperta, costruttiva, dinamica tra le istituzioni pubbliche e private possa portare grandi vantaggi alle realtà territoriali.